Ciao a tutti, bentrovati qui su Battle Spirit Central. Siamo qui al terzo turno del Giga Promo Tournament. Abbiamo sulla sinistra un White Aggro e sulla destra un altro Yellow Fable Beast, che erano i mazzi di gran lunga più presenti, bianco e giallo, diciamo, in generale erano i colori di gran lunga più rappresentati nel meta del torneo, seguiti da verde e da rosso e per ultimo viola, che l'ha giocato veramente poca gente, e anche blu, penso ci fosse una persona che giocava blu. Parte a destra con un ippocampo e poi subito Saga, e già quando vediamo Saga capiamo subito con che mazzo siamo contro, e è il momento di iniziare ad avere paura probabilmente. Infatti qui si comincia già a tambureggiare con Saga, si attacca, si sposta sul core, si prende più 3000 e si va a fare danno alle vite. Certo, Fable Beast non è un avversario semplice, comunque anche per White Aggro, perché Fable Beast ha comunque un buon early game. E poi si rifà le vite, quindi diciamo che è un po' come correre sul tapirulan per White Aggro, che invece se non ha chiuso turno 4, 5, 6 massimo comincia ad avere grosse difficoltà, perché poi le carte in mano finiscono. Qui si va di Valchiria Mist, si spinna in mano a un ippocampo e si va probabilmente per un duplice danno alle vite, se non per una terza carta. Ecco qua, anche Curiosity. Tra l'altro con White Aggro un po' dobbiamo committare in board e quindi ci esponiamo proprio tanto agli Exhaust Nexus, da cui tra l'altro Curiosity non ci può proteggere. Qui si va all'attacco, ovviamente, sempre con Saga. Recuperiamo sul core, quindi adesso volendo abbiamo anche un regain utilizzabile se ce l'abbiamo in mano. Ma evidentemente no, perché altrimenti si sarebbe continuato ad attaccare, forse. In realtà forse no, in realtà non si sarebbe vinto comunque, però era comunque una giocata. Quando abbiamo Saga contro dobbiamo sempre temere questa cosa. Crocodile, tanti Spear con Blessed in campo che hanno più punti battaglia dei suoi, quindi direi che si va sempre all'attacco con Ippocampo. Questo è praticamente entra vincerà chi aggra di più. Il problema è che giallo aggrando si rifà anche le vite, cosa che non accade per bianco, quindi il vantaggio è già accumulato, ecco. Già siamo in svantaggio di vite con aggro, non è proprio il massimo. Qui addirittura scendiamo ad una vita, mi sa, vediamo cosa decide di fare. Sì, scendiamo addirittura ad una vita, siamo una vita contro 6 con aggro contro Fable Beast, quindi mi sa che vedo dura. O schieriamo altri 3 spiriti e speriamo che lui non abbia niente per difendersi, cosa che probabilmente il ragazzo di White Aggro sta provando a fare. Mano Crocodile, che White Aggro tra l'altro può fare benissimo. Capybara e Pegasione. Ha pagato con Soul Core, quindi probabilmente non utilizzerà Pegasione in difesa, in questo modo forse un po' troppo greedy come mossa, a mio parere. Poteva tenere magari il soccorso Pegasione per bloccare l'ippocampo. Ok, che Saga si potenzia, ma non c'erano bloccanti, quindi forse poteva fare anche così. Poi è chiaro che a giudicare dopo si sommuole tutti. Qua addirittura attenzione, termina. Forse qui poteva andare fino in fondo, eh. Forse trattandosi di White Aggro potevamo provare ad andare fino in fondo, tanto se siamo ad una vita contro Fable Beast, basta veramente la minima cosa, basterebbe già un eagle qui e probabilmente saremmo fatti secchi, per cui tanto vale andare a provare a vincere, il mio parere. Poi, appunto, come ripeto sempre, col senno di poi si va bene sempre. Un altro Crocodile, anche dalla parte gialla si va un pochino di spam, mentre per contrastare i numeri degli spirit, in questo momento siamo in vantaggio di un numero, di uno spirit, quindi se l'avversario non ha difese, e penso abbia solo due carte in mano e un nucleo da utilizzare, se l'avversario non ha difese potremmo andare a vincere. Qui Thorn Prison sugli altri due. Quindi andiamo a cercare di vincere questo duello. E infatti White Aggro scuppa, per cui siamo 1-0 per il giallo. Praticamente ha aggrato di più Fable Beast di White Aggro. Ma nuovamente prima Fable Beast, e attenzione, nonostante sapesse già ormai contro che mazzo giocasse, parte con Nexus, mossa estremamente rischiosa, direi coraggiosa, davvero uomo, partire con Nexus contro White Aggro a game 2. Ok, che hai vinto il primo, però già due spirit sul terreno, senza aver pagato, cioè avendo pagato soltanto un core, più anche Curiosity, quindi attacco, attacco, e probabilmente anche attacco, via, già tolte 3 vite, siamo a turno, al nostro secondo turno di gioco, abbiamo già solo 2 vite. Ok, abbiamo giallo, quindi possiamo recuperarcela in qualche modo, però non è comunque una situazione in cui vorremmo mai trovarci. Settiamo Bar, se evochiamo una Eagle, riusciamo anche a pescare una carta grazie al
Paradise, attacco con Eagle che andrà a segno sicuramente, qui ci rifaremo una vita, abbiamo probabilmente un Ice Shield lì settato che ci garantirà un altro turno per giocare. La nostra Valchiria rimanda in mano l'Aquila, probabilmente potevamo risparmiarsela forse per momenti migliori, avevamo già comunque 3 Spirit e lui 3 vite, quindi infatti qui Rock Alice rimane fisso a 2 vite. Si parte di Carbuncle, si pesca una carta, solita pescata gratis che dà la nostra Paradise, poi nuovamente a Beldegor, full anti-aggro per eccellenza, che va a spaccare una delle due Mecha Windhack, e X che va da body bello grosso, bello, un bloccante bello difficile da superare, però qui non andiamo tanto per qualità di bloccanti ma per numero, quindi la Finex conta come uno. Un altro Curiosity che ricordo protegge i mecha dalla distruzione per effetti solo in attack step, e qui siamo già 4 contro 3, andiamo di Valchiria e diventiamo un 4 contro 2 perché abbiamo dovuto svuotarci un Mecha Windhack Duck per evocare la Valchiria. In mano X, probabilmente la presenza di un'altra Valchiria dà una grande consistenza a White Aggro, che può giocare 8 tool di rimbalzo in mano più altre 4 di Dream Bomb e altre volendo forse anche qualche Avalanche. Poi vedremo un po' come si evolverà questo tipo di gioco di bianco con il nuovo PSS 04. Qui si rimane ad una vita e con Curiosity si chiude la partita. Eccoci qua col game 3, questa volta Mullina addirittura, il giocatore di Fable Beast, chiaramente partirà con una mano un po' mezza briccata contro White Aggro equivale molto probabilmente a perdere, e qua non possiamo più concederci errori perché siamo a game 3. Questa volta il giocatore giallo fa andare per primo il giocatore di White Aggro, giustamente, quando si guadagna un turno sostanzialmente e un nucleo in più con cui iniziare a provare a difendersi da questa marea di spirit di costo basso. Già 2 spirit intanto lì a sinistra, di nuovo partenza con solo Nexus e settato un burst, probabilmente è un Ice Shield per quello ci si permette di partire con un Nexus, anche se comunque rimane una mossa abbastanza rischiosa, ecco. Certo, partire con Paradise è sempre fantastico, però siamo contro White Aggro. Già 3 spirit che vanno, probabilmente andranno tutte e 3 a vite, no? E invece Curiosity viene tenuto come bloccante, di nuovo forse secondo me si poteva direttamente andare a far più danno possibile essendo un aggro. Cignochigna viene distrutto da Beldegor, che ovviamente poi passa al turno per provare a difendersi sempre. Beldegor dà un bel po' di fastidio a mazzi come White Aggro, che però poi riescono anche a giocarci intorno, esattamente. Valkyria sposta in mano. Certo, il prossimo turno tornerà giù Beldegor, però intanto è un altro turno in cui noi dobbiamo usare ovviamente Ice Shield per riuscire a sopravvivere. Allora, attenzione, addirittura Thorn Prison, riusciamo a ricorrere, ecco perché è partito col Nexus, perché aveva una mano abbastanza difensiva, e in fondo a Fable Beast basta poi poco per sbriccarsi, perché basta altrimenti uno spirit e si pesca una carta, si mette body sul terreno, per cui basta davvero poco per sbriccarsi. Di nuovo Beldegor torna, spacca Curiosity che in main non può fare nulla, Blessed Cathedral, altro Nexus, quindi partenza davvero a rilento per Fable Beast, se non fosse per tutte le magie difensive probabilmente che ha già in mano, altrimenti non giocherebbe così, suppongo. Alta Valchiria, torna in mano nuovamente Beldegor, Capybara attacca e qua arriva il primo Ice Shield, quindi abbiamo già usato una Thorn Prison e un Ice Shield. Attenzione che tra un po' White Aggro comincerà a perdere gas, probabilmente. Un'altra volta, terza volta di Beldegor che spacca Capybara, qui forse poteva attaccare con la Valchiria costo 5 per giocare intorno a Beldegor in effetti. E qui attenzione, mossa un po' diciamo disperata, scende Platinum. Tutti gli spirit contro Millennium o meno tornano in mano, quindi tornano nuovamente in mano Beldegor, penso per la terza volta, e tornano in mano anche però tutti i suoi spirit, però in questo modo può rigiocare le Valchirie e riattivare i suoi effetti, infatti quello che fa, manda in mano Hex, attacca con la Valchiria, un altro shield, anche qua forse era meglio attaccare con Platinum, così non veniva distrutto da Beldegor, e comunque erano 2 spirit a livello 1, quindi in caso di Eagle, e infatti in caso di Eagle non cambiava chi è sarebbe stato a bloccare, perché contro Eagle non si blocca così. Crocodile, quindi 2 spirit imbloccabili praticamente abbiamo, più X che ci farà pescare. Ecco, questo sarà un turno che deciderà probabilmente la partita, perché rifarsi 2 vite
pescare due carte contro White Aggro nel mentre di fargli danno anche, è veramente un colpo grosso, difficile da rialzarsi probabilmente per un mazzo come White Aggro. Eagle qui sta vincendo la partita praticamente. Ci va nuovamente di Valkyria, ovviamente in mano torna X, un altro capibara, abbiamo 4 spire per 4 vite, sempre che l'avversario non abbia delle difese. E qui decidiamo di committare ancora di più in board e mandare in mano anche Eagle. Qui ci esponiamo terribilmente ad un Exos Nexus che puntualmente arriva e ci fa fuori completamente la board. Questo è praticamente GG davanti a questa mossa. Forse si poteva evitare di evocare l'ultima Valkyria e tenersi gli Spirit un po' più alti di punti battaglia, però anche lì col senno di poi non si va da nessuna parte. Un'altra Eagle. No, è sempre la stessa, probabilmente si pesca un'altra carta, un altro Crocodile e un altro ippocampo, Festival di Blessed. Qui praticamente si torna su a 6 vite in pratica, se non probabilmente si va a vincere, se, a meno che il giocatore di White Aggro non abbia una qualche difesa in mano. Ah, arriva una suppression, attenzione, che però non ha alcun effetto perché Platinum è a livello 1 e quindi non può bloccare, quindi GG, la partita finisce lì, vince Triple Beast 2-1. Ovviamente match veloci perché contro White Aggro o si vince o si perde in fretta. Bene, direi che per questo turno è tutto, ci vediamo col prossimo turno. State connessi, ciao ciao.